Ora, io lo so che tu ce l'hai con me, perché non sono mai a casa, sono sempre a giro per fare teatro, ma proviamo a mettere a frutto tutti questi miei viaggi. Io ti farò vedere col mio telefonino le città in cui andremo a fare gli spettacoli. Adesso stiamo arrivando a Campi Bisenzio. Campi Bisenzio è una città, non proprio una cittadina, una città piuttosto grande nei pressi di Firenze, e stiamo per arrivare davanti ad uno dei monumenti più belli di Campi Bisenzio, la Chiesa dell'Autostrada, o meglio, è conosciuta come Chiesa dell'Autostrada perché fu edificata per ricordare tutte le persone che sono morte per costruire l'Autostrada del Sole, e sta esattamente a metà tra Milano e Roma, cioè le due città che dovevano essere collegate dall'autostrada stessa. È molto molto bella, l'ha fatta un architetto molto famoso, si chiama Michelucci, intorno al 1960. Ti va di vederla? Questo è uno dei monumenti più famosi di Campi Bisenzio, la cosiddetta Chiesa dell'Autostrada, che in realtà si chiama Chiesa di San Giovanni Battista, che fu edificata intorno al 1960 da un architetto molto molto famoso, Michelucci, per ricordare tutti gli operai morti nella costruzione dell'Autostrada del Sole, autostrada che congiungeva e congiunge Milano e Roma, e la chiesa fu posta qui, esattamente a metà tra le due città. Camminando verso il teatro si trova la Rocca Strozzi, che fu edificata nel 1376 dalla Repubblica Fiorentina per iniziare a difendere i confini della Repubblica stessa a partire da qui, dal fiume Bisenzio. E questo è Carlo Monni, uno degli artisti di Campi Bisenzio più famosi, insieme a Narciso Parigi, Rolando Panerai e tanti altri attori, cantanti, che hanno tenuto in vita il sogno di questa città di poter riavere un proprio teatro, sogno che si è avverato nel 2007 quando il teatro è stato reinaugurato. Andiamo dentro. Ed eccoci finalmente arrivati in teatro. Tra l'altro mi è venuta un'idea, potremmo fare una entrata trionfale. Chissà se i nostri amici musicisti ci possono aiutare. Andiamo a vedere. Ma questa storia non si chiamava Favole al telefonino? E allora forza, dai che ve le racconto io un po' di favole, seguitemi! Dai, dai, di qua, di qua! Ce la fai a starmi dietro? Questo è il paese dove vivono i bambini con le gambe più lunghe del mondo. Lo sai perché? Perché in estate, laggiù, guarda, proprio laggiù, costruiscono un'enorme piscina piena d'acqua e di palline dove i bambini
Possono immergere i piedi e sciaguattare, giocare quanto vogliono. Solo che è lontanissima. E allora i bambini di questo paese si sono sforzati ogni giorno sempre di più per far allungare le gambe tantissimo, tantissimo, fino ad arrivare a toccare l'acqua con i piedi. E si divertono un sacco, soprattutto d'estate. Ma ora non è estate. Infatti fa abbastanza freddo, vero? E allora dovremmo trovare un paese più adatto a questa stagione. Ce la fai a starmi dietro? Dai, forza, andiamo, andiamo! Seguimi! Ci sei? Questo è il paese dove dormono i manichini addormentati. Dormono sempre tutta la notte, solo che a un certo punto si svegliano e raccontano un sacco di storie del terrore terrificanti. Avete paura delle storie del terrore? No? Io sì, tantissimo! Questo è un temperino. Ma no, questo è uno stemperino. E cioè? È il temperino con la S davanti e serve per allungare le matite. È utilissimo per le scuole. Ma è fantastico, ce ne vorrebbe uno in ogni classe, in ogni aula, in ogni istituto scolastico, in tutti i posti del mondo. E poi guardi che cosa abbiamo inventato. Venga, 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 su, su, veloce. Guardi un po'. Ta-da! Lo staccapanni! Ah, questo? Cioè, sì, staccapanni. Lo staccapanni! Ma no! L'attaccapanni è troppo semplice, ci devi avere delle cose da attaccare, perché tu prendi e attacchi. Certo. Lo staccapanni invece trovi tutto sopra, e tipo d'inverno, se hai bisogno di un cappottino, vai lì e prendi il cappotto. Tutto gratis! Oh, che bello! No? Ma sì, si risparmiano un sacco di soldi in Ma vede! E poi abbiamo vari tipi di staccapanni, eh. Staccapanni da donna, staccapanni da uomo, staccapanni da bambino, staccapanni da bambina, staccapanni da cane, da gatto, da tartaruga! Da tartaruga! Sì! E poi abbiamo inventato un'altra cosa molto molto bella. Guardi un po', secondo lei questo che cos'è? Vabbè, ma questa ce l'hanno tutti, è la macchina fotografica. Ma che macchina fotografica? Questa è la macchina fotografica. Cosa si mette in pausa? Ma no, guardi, c'ha proprio la faccia da pesce. Ma che dice? Lei, così va bene? Allora aspetti un attimo. Sì? E stack! Ta-da! Invece di fare le fotografie, fa le caricature. È orribile, signora, no, la copra. Ma veramente molto. Sono molto meglio dal vivo. Ci si diverte un sacco. Signora, basta con questa macchina fotografica. A parte la macchina fotografica, abbiamo inventato anche un'altra splendida cosa. Guardi, 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 guardi. Ah, avvenga questa. Grazie. Ta-da! Lo
lo sapevo, anche qua fate le guerre, cara la mia signora. Ma no, è lo scannone, perché quando succede una guerra, cosa facciamo noi? Suoniamo la stromba e spariamo con lo scannone e la guerra finisce. Sì. Ma ci vorrebbe uno scannone in ogni posto del mondo, in ogni città, in ogni quartiere, così non ci sarebbero mai più guerre. E te l'ho detto! Signora, voglio provare a fare delle invenzioni, posso? Certo. Me lo permette? Allora, ci sono gli slibri. Ah, che sono i libri senza niente scritto dentro. Le piacciono? Ah no, non mi pare una grande idea, perché i libri sono belli per i racconti che ci sono dentro. Ha ragione, e allora potrei inventare... ci sono! La spalestra, è un posto bellissimo dove si entra e dentro ci sono tutti gli amici che stanno lì a giocare ai tavolini e portano anche i gelati, anche due per volta. E poi uno esce dopo 20 minuti circa e è pieno di muscoli, dove vuole e quanti ne vuole. Tocchi? Mi pare che non abbia funzionato con lei. E poi mi scusi, ma se tutti mangiano il gelato in palestra, le gelaterie che fine fanno? Ragione, non ci avevo pensato. Ci sono! Potremmo inventare lo stagliaunghie, che serve a far ricrescere le unghie a quelli che ce le mangiano. Questo potrebbe essere un'idea geniale, ma non funzionerebbe. Ma perché? Perché le persone che si mangiano le unghie lo fanno per stemperare la loro tensione. Se smettessero di mangiarsi le unghie, ci sarebbero le guerre, le catastrofi, gli uragani, gli alluvioni! Oddio, le alluvioni addirittura! Sì, perché si tagliano le unghie, lo buttano nel lavandino, dal lavandino vanno al tubo, dal tubo vanno alla fogna, dalla fogna vanno al fiume, il fiume trova. Accidenti, non ci avevo pensato! Allora, posso provare a fare l'ultima invenzione? Sì, l'ultima, perché qua mi è già stufato! Va bene, va bene! Allora vorrei inventare la snutella! Ah, la snutella! È buona, le piace! Lo sa cos'è la snutella? Cos'è? È la Nutella che non fa ingrassare! Ottimo! Si può mangiare a tutte le ore, cosa vuole a colazione? Snutella, io prendo sempre la snutella! E a pranzo, snutella! E a cena... No. E poi non avrei abbastanza fame per assaggiare tutte le cose buone che ci sono per il mondo! Non serve a niente, guardi, ha sbagliato anche questa! Ne ho un'altra, un'altra fantastica! Si chiama lo specchio! Specchio? Sì, gli specchi con la S davanti. Cioè, io vado davanti allo specchio, no? E mi sento un po' troppo presente. E mi vedo, invece... oppure sono un po' troppo basso e divento altissimo davanti allo... No, non funziona, no, neanche lo non specchio. Va bene. Ma perché uno si deve accettare per quello che è, volersi bene così com'è. È un disastro a fare le invenzioni. Non è bravo per niente, io gliel'ho detto. Ha ragione, io sono bravo solo a fare una cosa, a viaggiare. Questo lo so fare molto bene. Ma io l'ho detto. È vero. Senta signora, io ho un sacco di posti nel mondo da vedere, da scoprire. Vuole venire con me? Ah certo, l'importante è che smetta di fare tutte queste invenzioni strampalate. Ah certo, glielo prometto. L'unica invenzione che userò, che useremo, sarà quella del viaggio. Come ho detto. Certo. Praticamente il viaggio è una cosa incredibile perché si possono incontrare persone nuove, si possono visitare posti che non conoscevamo e poi si possono andare a scoprire tutti i teatri nuovi che si stanno costruendo nel mondo. Davvero vuole venire con me? Ma certo! E allora andiamo! Andiamo! No. Signora, venga di qua! Ah, scusi! Vieni qua, l'uscita, sono io che farei del posto! Mi dispiace. E mi sei qua? La seguo. Nei posti più immaginifici del mondo. E anche noi, dopo aver fatto lo spettacolo stasera in questo bellissimo teatro, ripartiremo per andare in altri teatri ed in altri ancora, ma ovunque andremo ti faremo sempre una favola al telefonino.